professor Giovan Battista De Medici, docente di geologia applicata e di idrogeologia alla nostra università. Che cosa vede, professore, qui dove cerchiamo il panorama? E vedo anche qui quello che vedo in altri luoghi, cioè sacchetti di immondizia. Sacchetti di immondizia. Dove cominciammo 3 anni fa, siamo tornati anche oggi. Professore, la prego, si accomodi. Grazie. E spieghiamo ai nostri ascoltatori perché lei ci ha onorato della sua visita. Mi consente 30 secondi? Prego. Non ci sono soltanto i napoletani preoccupati della piaga dell'immondizia, piaga purulenta. No, ci sono anche 104 lavoratori della K-Safety Systems, azienda di Arzano, che produceva indotto per automobili, cinture di sicurezza, eccetera. Dalla sera alla mattina, in mezzo alla strada, senza preavviso, senza promesse, senza nulla, 104 famiglie nella disperazione. Noi questo lo dovevamo a gente che fa crescere il disagio di chi in Campania oggi soffre anche per mancanza di lavoro. Auguri amici della K-Safety Systems, speriamo che il prefetto faccia qualcosa per voi. Professor De Medici, lei ieri ha partecipato a Roma, credo, vero? Alla riunione al Ministero dell'Ambiente? Sì. Che cosa avete trattato in questa riunione? Lei è un esperto di discariche. Io ero invitato, quindi come osservatore, e la discussione verteva sulla emergenza rifiuti, e cioè sulla differenziata a farsi. Cioè, noi per sistemare questa cosa dei rifiuti dovremmo fare la raccolta differenziata, vetro, carta, umido, eccetera. Sì. Professore, lei che ha detto? Noi dovremmo fare diverse cose in realtà, perché sono 4 gli elementi fondamentali del sistema di smaltimento rifiuti, cioè la differenziata in primis, logicamente, la filiera del recupero dei materiali posto in differenziata e quindi il recupero di denaro, e dopodiché il CDR combustibili da rifiuto negli appositi luoghi e quindi i termovalorizzatori ove mai fossero necessari. Quindi sono 4 gli elementi fondamentali. E noi quali elementi possiamo contare? Beh, ieri in questa riunione si è discusso esclusivamente della differenziata e delle modalità per fare una buona differenziata. Perché come lei sa, Napoli non ha ancora una buona differenziata. No. La città di Napoli. Mentre e allora? Alcuni comuni della Campania ce l'hanno. E beh, quindi è stato detto che praticamente questa differenziata bisogna incrementarla. E lei che ha detto? Io ho detto che a valle della differenziata, che è una cosa ottima, è necessaria la filiera, cioè, del recupero. Una volta che voi raccogliete questa roba, voi di solito la rimettono insieme. Invece lei dice... Io ho puntualizzato proprio questo, cioè che è radicato ormai nella mente dei napoletani che pur se fanno differenziata, ove mai fosse possibile, poi i camion rimettono tutti insieme. E allora logicamente i napoletani non è che sono troppo invogliati a fare differenziata. Mica sono fessi, professore, permetta. È no, e quindi che bisogna ci fate fare la differenziata se poi rimettete tutto insieme. Ecco, e quindi bisogna praticamente mettere insieme, cioè attivare una filiera di recupero. Lo strano, a mio modesto punto di vista, che la filiera c'è, ma non viene fatta funzionare. Ma come sarebbe? Manco questa. Cioè, io ho visitato delle industrie qui in Campania che sono all'avanguardia, in Europa addirittura, per il recupero di materiali, plastica, metallo, alluminio, eccetera, eccetera, ma non hanno materiale da lavorare e sono costretti ad andare, ad esempio, in Lombardia ad acquistare plastica o materiale, mentre quello napoletano non si sa che fine fa. Viene raccolto e buttato. O viene raccolto e buttato, oppure, non lo so, io non professore, so dire, non ma lei è stato a Pianura? Io conosco Pianura, certo. Ci ha fatto degli studi? Ci ha fatto degli studi, in passato, sì, so che... Ma Pianura può riaprire? Senti, io faccio delle considerazioni che prescindono dalle questioni politiche. Cioè, la mia considerazione che ho già estrinsecato è che Pianura è in un'area vulcanica attiva, quella dei Campi Flegrei. La normativa vorrebbe che non si aprissero discariche in aree vulcaniche attive. E va bene. In più,
Se ci sono dei pericoli di inquinamento delle falde idriche sotterranee, possono esserci logicamente, si tratta lì di falde idriche idrotermali, cioè c'è un bacino, l'acqua vulcanica. C'è un bacino idrotermale nella zona, che è un bacino molto prezioso. In più, recentemente o meno recentemente, è stato istituito un parco, quello dei Campi Flegrei, nella zona di cui Pianura fa parte. E quindi in un'area protetta non si dovrebbe riaprire una discarica. Professore, ma lei è stato proprio dentro la discarica. E come si presenta questa discarica per lei, che è uno scienziato? Ma si presenta... può essere usata? Veda, sovrapporre... Sia franco con noi. Ma io sono sempre stato franco nella mia vita. Voglio dire che sovrapporre ad una vecchia discarica una nuova discarica, secondo me è una mossa un po' azzardata. Rischio? Beh, c'è un rischio certamente, perché se io pongo un carico su un qualche cosa di deformabile, la vecchia discarica, è evidente che ciò dei sedimenti differenziali e del percolato può essere spinto verso le parti esterne. Professore, lei non vuole allarmare, io lo capisco. Lei non vuole dire quella discarica non va riaperta. Intanto non lo sa nemmeno il neonominato commissario, è vero, straordinario ai rifiuti, De Gennaro, se quella discarica possa essere riaperta. Perlomeno non ha dato risposta ai giornalisti, deve studiare la situazione, perché è arrivato a Napoli. Ma noi, di fronte a questo quarto commissario, abbiamo fatto una domanda. Abbiamo regia quella domanda? Caro dottor De Gennaro, caro generale Giannini, per un lettore di giornale straniero, apprendere che a risolvere questo problema è stato chiamato il più celebre poliziotto italiano, e mi limito a ridare, è un generale in servizio effettivo. Può il generale qualche equivoco? In Italia le cose o le fa la polizia e l'esercito, o i politici non sono più buoni. Guardi, siamo due funzionari dello Stato che adempiranno al loro dovere come hanno sempre fatto per quelle che sono le nostre professionalità e capacità. Io non c'è male, professionalità. Grazie. Qui l'incontro con la stampa, gli ho chiesto in pratica, l'Italia è un paese da affidare ai colonnelli? Lei che ne dice, professore? Che non è...